Ci disponiamo alla celebrazione della Santa Messa, pregando insieme il Santo Rosario. We prepare to celebrate Mass by praying the Holy Rosary together. Nos disponemos para la celebración de la Santa Misa, rezando juntos el Santo Rosario. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. First joyful mystery, the agony in the garden. Primer misterio doloroso, la oración en el huerto. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nostra malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. Segundo misterio doloroso,
La flagelación de Jesús atado a la columna. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio e Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. Third sorrowful mystery, the crowning with thorns. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio e Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Quarto mistero doloroso. Il viaggio al Calvario di Gesù, carico della croce. Fourth sorrowful mystery, the carrying of the cross. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, e dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nostra mano. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio e Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quinto mistero doloroso. Gesù è crocifisso e muore in croce. Fifth glorious sorrowful mystery, the crucifixion. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Jesús. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, se libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio e Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tra pochi istanti, la processione d'ingresso ci introdurrà nella celebrazione della Santa Messa. Siamo tutti invitati a partecipare con fede e raccoglimento, evitando di innalzare cartelli e sventolare bandiere. The entrance procession of the Eucharistic celebration is about to commence. You are invited to participate with faith and with recollection in Holy Mass and to refrain from raising banners or waving flags. Dentro de breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Dispongámonos a participar con fe y recogimiento, evitando levantar carteles y ondear banderas.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, autati simus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo Omnipotente, et vobis fratres, qui a peccato in me, cogitazione, verbo, opere, omissione, mea culpa, mea maxima culpa, io prego, beata Maria, sempre Virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseratus nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nostra vita eterna. Amen. Oremos. Deus, qui ecclesiae tuae famulum tuum benedictum, ineffabili tua dispositione preesse voluisti. Presta quaesumus, ucque filii tui vices gerebat in terris, ab ipso in gloria recipiatur aeterna.
per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, che te convivit et regnat in unità de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: ¿Es acaso el alfarero igual que el barro, para que la obra diga a su artífice, no me ha hecho? Y la vasija diga al alfarero, este no entiende nada. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. Dominus pacit me, et nihil mi derit. In loco pastore, ibi me collocavi. Super aquas quietis eduxit me, anima meam refecit. In loco pastore, ibi me collocavi. Deduxit me super semitas justitiae, propter nomen suum. Et siambula vero in valle umbre mortis, non timebo mala, quoniam tuum ecum es. In loco pastore, ibi me collocavi. Virgo tuo et baculum tuus, ipsa me consolata sunt. In loco pastore, ibi me collocavi. Parasti in conspectu meo mensa, adversus eos qui tribulant me. In loco pastore, ibi me collocavi. Impiguasti in oleo caput meum, et calix meus redunda. Ten
enim benignitas et misericordia subsequentur me. Omnibus diebus vitae me. Habitavo in domo Domini, in longitudinem dierum. In loco pascuere, ibi me collocavi. Our reading from the first letter of St. Peter. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who in his great mercy has given us a new birth as his sons, by raising Jesus Christ from the dead, so that we have a sure hope and the promise of an inheritance that can never be spoiled or soiled and never fade away, because it is being kept for you in the heavens. Through your faith, God's power will guard you until the salvation which has been prepared is revealed at the end of time. This is a cause of great joy for you, even though you may for a short time have to bear being plagued by all sorts of trials, so that when Jesus Christ is revealed, your faith will have been tested and proved like gold. Only it is more precious than gold, which is corruptible, even though it bears testing by fire. And then you will have praise and glory and honor. You did not see him, yet you love him. And still, without seeing him, you are already filled with a joy so glorious that it cannot be described, because you believe, and you are sure of the end to which your faith looks forward, that is, the salvation of your souls. Thank you.
Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi, Domine. In quel tempo, uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio? Tu che sei condannato alla stessa pena, noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Era verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Verbum Domini. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono le ultime parole che il Signore pronunciò sulla croce. Il suo ultimo sospiro, potremmo dire, capaci di confermare ciò che caratterizzò tutta la sua vita: un continuo consegnarsi nelle mani del Padre suo. Mani di perdono e di compassione, di guarigione e di misericordia, mani di unzione e benedizione che lo spinsero a consegnarsi anche nelle mani dei suoi fratelli. Il Signore, aperto alle storie che incontrava lungo il cammino, si lasciò cesellare dalla volontà di Dio, prendendo sulle spalle tutte le conseguenze e le difficoltà del Vangelo fino a vedere le sue mani piegate per amore.
Guarda le mie mani, disse a Tommaso, e lo dice a ognuno di noi. Guarda le mie mani, mani piegate che vanno incontro e non cessano di offrirsi, affinché conosciamo l'amore che Dio ha per noi e crediamo in esso. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito e l'invito e il programma di vita che ispira e vuole modellare come un vassallo il cuore del pastore fino a che palpitino in esso i medesimi sentimenti di Cristo Gesù. Dedizione grata di servizio al Signore e al suo popolo, che nasce dall'aver accolto un dono totalmente gratuito. Tu mi appartieni, tu appartieni a loro, sussurra il Signore. Tu stai sotto la protezione delle mie mani, sotto la protezione del mio cuore. Rimani nel cavo delle mie mani e dammi le tue. E la condiscendenza di Dio e la sua vicinanza capace di porsi nelle mani fragili dei suoi discepoli per nutrire il suo popolo e dire con lui: prendete e mangiate, prendete e bevete, questo è il mio corpo, corpo che si offre per voi. La sincatavasi totale di Dio. Dedizione orante che si plasma e si affirma silenziosamente tra i crocevia delle contraddizioni che il pastore deve affrontare. È l'invito fiducioso a pascere il gregge. Come il maestro porta sulle spalle la stanchezza dell'intercessione e il logoramento dell'unzione per il suo popolo, specialmente là dove la bontà deve lottare e i fratelli vedono minacciata la loro dignità. In questo incontro di intercessione il Signore va generando la mitezza capace di capire, accogliere, sperare e scommettere al di là delle incomprensioni che ciò può suscitare. Fecondità invisibile e inafferrabile che nasce dal sapere in quali mani è posta la fiducia. Fiducia orante e adoratrice, capace di interpretare le azioni del pastore e adattare il suo cuore e le sue decisioni ai tempi di Dio. Pascere vuol dire amare, e amare vuol dire anche essere pronti a soffrire. Amare significa dare alle pecore il vero bene, il nutrimento della verità di Dio, della parola di Dio, il nutrimento della sua presenza. E anche dedizione sostenuta dalla consolazione dello Spirito che sempre lo precede nella missione, nella ricerca appassionata di comunicare la bellezza e la gioia del Vangelo, nella testimonianza feconda di coloro che come Maria rimangono in molti modi ai piedi della croce, in quella pace dolorosa ma robusta che non aggredisce né assoggetta, e nella speranza ostinata ma paziente che il Signore compirà la sua promessa come aveva promesso ai nostri padri e alla sua discendenza per sempre. Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre. Che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita. San Gregorio Magno, al termine della regola pastorale, invitava e esortava un amico a offrirgli questa compagnia spirituale. E dice così: in mezzo alle tempeste della mia vita mi conforta la fiducia che tu metterrai a galla sulla tavola delle tue preghiere e che, se il peso delle mie colpe mi abbatte e mi umilia, tu mi presterai l'aiuto dei tuoi meriti per sollevarmi. È la consapevolezza del pastore
che non può portare da solo quello che in realtà mai potrebbe sostenere da solo e perciò sa abbandonarsi alla preghiera e alla cura del popolo che le è stato affidato. È il popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore. Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza per dimostrargli ancora una volta l'amore che non si perde. E vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza e delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo dire insieme, Padre, nelle tue mani consegniamo il tuo spirito. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Fratelli, sorelle, preghiamo Dio, nostro Padre, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù dai morti. Für den emeritierten Papst Benedikt, der im Herrn entschlafen ist. Möge der ewige Hirte ihn aufnehmen in sein Reich des Lichtes und des Friedens. Pour notre pape François et pour tous les pasteurs de l'Église, qu'ils annoncent audacieux, par les paroles et par les œuvres, la victoire du Christ sur le mal et sur la mort.
من أجل قادة الشعوب والهيئات الدولية ليعملوا من أجل العدل والسلام بحكمة وبعد نظر. Pelos irmãos e irmãs atribulados pela pobreza e a indigência em todas as suas formas. Que a caridade de Deus nos abra a compaixão e ao acolhimento dos últimos e dos pobres. Per noi qui riuniti a celebrare la sconfitta della morte operata dal Signore Gesù, sia lievito di speranza in attesa della venuta del Regno. O Dio, nostro Padre amante della vita, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo nella fede del Signore risorto per il Papa Emerito Benedetto, per le necessità della Chiesa e dell'umanità. Donaci di partecipare alla comunione con te nella Gerusalemme del Cielo, dove non vi saranno più né lutto né lacrime. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium accettabile fiat apod Deum, Patrem omnipotentem. Suscite ad hominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, tot iusque ecclesiae sue sancte. Munera, Domine, supplicantes ecclesiae respice propitios, o tuius sacrificis virtute concede, o famulus tuus benedictus, quem sacerdotem magnum tuo gregi prefecisti, in electorum tuorum numero constitua sacerdotum, per Dominum nostrum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum est salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sante Pater, Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Ipse enim mortem unus accepit, ne omnes nos moreremur. Immo, unus more dignatus est, ut omnes tibi perpetuo viveremus. Et ideo, coris angelici sociati, te laudamus in gaudio confitentes. Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura. Quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancte operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis orto usque ad hoc casum, oblatio mundo offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec murera quae tibi sacranda detulimus, e odem spiritus sanctificare dignieris, ut corpus et sanguis fiant fili tui, Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ex misteria celebramus. Ipse enim in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicque discipulis suis, dicens.
accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem et tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorazione. Mysterium fidei. Memore seiitur Domine, eius den fili tui salutifere passionis, nec non mirabili resurrezionis et ascensionis in celum, set et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et a nosem ostiam, cuius voluisti immolazione placari, concede, ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Cristo. Ipse nos tibi perficiar munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaliamus, in primis, cum Beatissima Virgine, Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef, eius sponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum Sanctis Ioanne Baptista et Artemide, et omnibus Sanctis, quorum intercessione perpetuo a te confidimus adiuvare. Hec ostia nostrae reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam, pellegrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universor clero, et omni populo acquisitionis tue, votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius, omnes filios tuos, ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Memento famuli tui pape emeriti benedicti, quem a te ex hoc mundo vocasti, concede, ut qui complantatus fuit similitudini mortis filii tui, simul fiat et resurrectionis ipsius. Quando mortuos suscitabit in carne de terra, et corpus humilitatis nostre configurabit corpori claritatis sue, sed et fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seclo transierunt
in regnum tuum benignus admite. Ubi fere speramus, usimus gloria tua perennites satiemu. Quando omnem lacrimam absteges ab oculis nostris, qui a te sicuti es Deum nostrum videntes, tibi similes erimus cuncta per saecula, et te sine fine laudabimus. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largeris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precetti salutari vos moniti e divina istituzione formati audemus dicere. Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in dievus nostris, ut ope misericordiae tua diuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dissisti apostolis tuis, pacem relinquo vovis, pacem meam do vovis, ne respicias peccata nostra, set fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis e regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt.
Domine, non sum dignus ut intre suspectum meum, sed tantum dic verbo e sanabitur anima mea.
Oremus. Caritatis tue, Domine, sumente sacra subsidia, quesumut, o famulus tuo benedictus, misericordia tua in sanctorum gloria perpetuo collaudet, qui fidelis extitit, misteriorum tuorum dispensator in terris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Fratres, sorolesque e carissimi, qui sacrosanta misteria recolentes, ad beatam spem mentes et corda gereximus, e ad en fulti fiducia, Pape Emerito Benedicto, postreman salutationem dicamus, e unque in Deo, Patri misericordiae et caritati potenti, commitamus. Deus, Patrum nostrorum, per Iesum Christum unigenitum sum, in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, prestet Pape Emerito Benedicto, ut a morte redemptus, resurrectione corpus, expectans in novissimo die, in celesti Jerusalem eo laudet. Beata Maria Virgo, apostolorum regina et salus populi Romani, apud aeternum intercedat, ut votum filii sui, Pape Emerito Benedicto, ostendat atque, Ecclesiam in tempore, peregrinante consoletur, donet veniat Dominus. Misericordiae tue, Pater clementissime, Papam emeritum benedictum commitimus, quem Petri successorem constituisti et Ecclesiae pastorem, nuntium intrepidum verbi tui divinorum mysteriorum fidelem dispensatorem. Admite eum quesumus in celorum sanctuarium, ubi cum omnibus electis tuis aeterna gloria fruatur,
Gratias tibi agimus Domine, pro omnibus beneficis qui in tua bonitate adducitatem plebis tuae concessisti. Presta nobis solatium fidei et spei fortitudine. Tibi Pater fons vitae in spiritu vivificante per Christum mortis victorium, omnis honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. Amen. Thank you.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal santuario della Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus e il Santo Rosario in unione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo oggi Maria, Regina degli Apostoli, per Papa Francesco, per i Vescovi e per tutti i sacerdoti e i diaconi. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Ave. Piena di grazia, Ave, Vergine Maria, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicta